Veloce, ma questo incontro con Calenda e Renzi, quando ci sarà, se ci sarà, e se è uno di quegli sherpa di cui si parla nelle agenzie che sta lavorando per questo accordo? È rilevante che io sia o meno uno di questi sherpa, e sugli incontri parleranno Renzi e Calenda quando riterranno opportuno. Ci sarà un incontro stasera? Lo diranno loro se lo ritengono opportuno. Questo terzo polo? Il terzo polo sta nel paese, io non penso che 47 milioni di elettori si accontentino di scegliere fra una destra che ne spara uno al giorno. Non so, oggi la flat tax a quanto è arrivata? Perché era 23, 15, oggi quant'è? Fra questo e una sinistra che ha messo insieme tutto, il contrario di tutto, non si capisce neanche bene il perché. Io non credo che i 47 milioni di italiani dicano ok, ci bastano queste due cose. Credo ci sia la domanda per l'Italia della serietà e del buon senso, e noi questa offerta politica la costruiremo. Secondo me viene meglio se con un'unione fra Matteo Renzi e Carlo Calenda, ma è una mia opinione personale. Non vi sentite comunque, diciamo, la seconda opzione dopo l'accordo che c'era stato, questo bacio tra Calenda e Letta? Adesso si ritrova. Eravamo la prima, se si ricorda. Poi Carlo ha deciso di provare una prospettiva, si è accorto dopo pochi giorni di quello che alcuni di noi avevano paventato, cioè che quella era un'alleanza non credibile perché metteva insieme troppe cose diverse, e adesso si sta esplorando la possibilità di offrire una prospettiva comune al paese. Ma la cosa importante è che questa prospettiva comunque viene offerta. Io spero che sia la più larga possibile, ma la più larga possibile non come la fanno a sinistra, cioè vengano tutti indipendentemente da ciò che credono, la più larga possibile su un'idea chiara d'Italia, su proposte precise, perché gli italiani questo vogliono. Gli italiani non sono gente a cui può essere fatto ingoiare di tutto. Quindi l'agenda Draghi. L'agenda Draghi e Mario Draghi. Cioè, chi vuole Mario Draghi ancora al governo di questo paese deve votare questa offerta politica, perché le altre due hanno dentro gente che Draghi l'ha fatto cadere oppure non l'ha mai voluto. Quindi non vi sentite la fidanzata di Ricchietto, dice Calenda? Ci guardi come siamo belli, noi siamo la prima fidanzata con tutta evidenza. Non guardate il sottoscritto, guardate altri. Grazie. Quindi sta cosa in dirittura d'arrivo, come dicono le agenzie. Questo lo diranno chi ritiene opportuno dirlo. Vi fidate di Calenda? È affidabile come interlocutore politico? Niente si fa senza fiducia. Laddove la fiducia, diciamo, è un po' mancata, deve essere ricostruita, ma si ricostruisce con la serietà e parlando di contenuti e di programmi. Io sono convinto che ci siano enormi potenzialità da questo possibile incontro, anche di ricostruire, di riannodare fili che fra l'altro non si sono mai spezzati, perché Matteo Renzi e Carlo Calenda sono stati fra i protagonisti della più grande stagione riformista che questo paese abbia mai avuto. Volete parlare di tasse? Col governo Renzi, con Calenda ministro, la pressione fiscale è scesa di 2,2 punti percentuali in questo paese, se contiamo gli 80 euro. Quando è andata al governo la destra, che non fa altro che riempirsi la bocca di tasse, la pressione fiscale è sempre salita. Più 0,2 nel 2001-2006, più 0,1 nel 2008-2011, sono dati Istat. Quindi io credo che ci sia spazio per recuperare quella grande esperienza riformista sotto il segno dell'agenda Draghi. Lanciando un pronostico, Azione Italia Viva, a quanto no, ci mancherebbe altro, guardi, faccio un pronostico sulla Juve campione d'Italia, questo me lo può strappare, restano...